Presidente De Micco ci teneva a lasciarci una dichiarazione, probabilmente per quello che stava detto dal suo mister, forse per gli episodi che sono avvenuti sul campo e fuori dal campo. Ci tenevo a precisare soprattutto perché noi siamo ospiti oggi nella città di Cairo e probabilmente anche presi da situazioni che possono essere di un singolo, di una scaramuccia, può essere un attimo allargato il discorso e inteso come società. Dico che io sono stato ben ricevuto Bravo Presidente, le fa onore. Bravo, dal primo bravo momento Presidente. fino adesso. Chiaramente ci possono essere qualche ragazzo che ce l'abbiamo noi, ce l'hanno loro, che magari può usare degli atteggiamenti un attimo scorretti. Ci dica pure come ha giocato la sua squadra, Presidente, perché si è parlato poco, si è parlato del Gaeta, si è parlato No, dell'arbitro, io ci ma tengo. questo Campania terzo in classifica non ha fatto vedere molto, No, io anche in 11 contro 10. Allora dico questo, oggi la nostra squadra è questa, noi siamo una squadra molto umile che stiamo lì sopra perché facciamo dell'umiltà la nostra forza. Oggi i ragazzi secondo me hanno peccato di questo, un po' di umiltà, Bravo. abbiamo giocato contro dei ragazzi validi pur essendo dagli 88, 89, 90, 91, 94, io li leggo l'età dei ragazzi. Quindi noi facciamo il nostro mea culpa perché mi metto io in primis per quanto riguarda la squadra. Oggi abbiamo perso perché il Gaeta ha vinto perché credeva più di noi nella vittoria e si è visto anche nell'esultanza finale dei ragazzi. Quindi io mi sento di fare complimenti al Gaeta, faccio il mio, ripeto, il mio esame di coscienza. Sicuramente dell'arbitraggio, devo essere anche onesto, ha condizionato in la gara perché è stato un attimo troppo frettoloso in quella espulsione prima, ha cercato di compensare quella cosa. Purtroppo sono quegli arbitri secondo me non adatti per questo tipo di gara che poi decidono le partite. Faccio un'ultima presa, sono stato messo fuori e lui mi ha detto io sono di Arezzo. Questa è una cosa che non mi è piaciuta perché noi sappiamo bene che il designatore capo degli arbitri è Nicchi di Arezzo. Se questo era un modo per dire siamo degli intoccabili, sicuramente Scarpini di Arezzo, credo che nessuno di voi avrà il coraggio di mettergli più di un voto sufficiente, Mediocre. credo, come situazione. Vedrete che questo è un arbitro che ci troveremo l'anno prossimo tra i promossi perché il suo modo di essere, la sua presunzione mi fa capire così. Questo bisogna cambiare nel calcio, altrimenti società come il Gaeta, società come il Campania, non ha senso che ci stanno in questo campionato. Complimenti. Prego.